diretta sono state registrate 5 minuti fa e si riferiscono alla risalita appunto della, del simulacro della Madonna di Gurfi attraverso quel tratto di strada che separa appunto la città, il villaggio di Gurfi dal centro storico di Chiaramonte Gurfi. Vi rendete conto, si tratta già, lo vedete alle immagini, di un corteo parecchio lungo, parecchio articolato. Il tutto viene preceduto dalla banda musicale di Chiaramonte Gurfi e poi c'è un lunghissimo corteo che, come vedete, è formato da persone che precedono e seguono la statua della Madonna. Tutto questo avviene in tempo reale, in maniera vorticosa, davvero con dei ritmi frenetici e veloci. Vedete appunto l'ingresso, la porta di città appunto a Gurfi, il viatico per la fede e la speranza, e questo è il messaggio che è posto all'ingresso della porta di città del villaggio di Gurfi. E vedete anche queste soggettive delle tante persone che partecipano ad una festa che richiama i chiaramontani che risiedono nelle altre regioni del mondo, oltre che una comunità formata da turisti, da visitatori che probabilmente hanno allungato il periodo di permanenza pasquale approfittando della visione di un'altra festa davvero suggestiva e importante. Come vedete, i colori, il turchese è il colore predominante di questa festa. E vedete in questa immagine quella che sono anche quelli che sono gli elementi che caratterizzano un po' il paesaggio ibleo. Chiaramonte Gurfi è un balcone meraviglioso su tutta la Valle dell'Ippari e su buona parte della Sicilia orientale. Chiaramonte Gurfi, lo dico appunto per coloro i quali non si trovano, non sono originari di questa città, si trova in collina sui monti iblei e ci sono vari punti di vista della città, vari belvedere che si affacciano su un luogo davvero splendido. Alle spalle una pineta, quella di Arcibessi, di fronte invece la Valle dell'Ippari. E come vi dicevo prima, ci sono degli elementi che contraddistinguono il paesaggio ragusano e ipparino in particolar modo. Vedete appunto sullo sfondo i Monti Blei, vedete in particolar modo anche, le avete viste prima, le coperture che vengono utilizzate per le serre, perché lo ricordiamo, noi vi trasmettiamo da una provincia fortemente attaccata alla storia, alla tradizione, ma che fonda la sua economia soprattutto sull'agricoltura e sulle coltivazioni in serra. Dunque una provincia particolarmente ricca da questo punto di vista, che fonda la sua attività economica sull'agricoltura. Vedete il colpo d'occhio formidabile, vedete il servizio d'ordine che viene realizzato da tanti volontari che rendono perfetta questa festa. C'è appunto la distensione di queste corde che fanno in modo che si possano creare due ali di folla attorno al pesante e prezioso simulacro della Madonna di Gurfi, che viene appunto sospinta dai portatori in salita. La caratteristica vuole che, come vedete dalle immagini, non ci sono mezzi tecnici, non ci sono autovetture o comunque mezzi motorizzati che sorreggono e sospingono la pesante statua della Madonna di Gurfi. Il tutto viene realizzato grazie ai portatori. Arrivano i messaggi al numero 388 93 69 825. Ne leggiamo uno, è un saluto che giunge a tutti i chiaramontani da Raffaele Sansone, e scrive: si tratta di un emigrato in provincia di Lecco e in particolare ai miei costretti del 1958. Un grazie a voi del servizio televisivo che permette di rivivere questa giornata. Sì, lo ricordiamo, è un messaggio questo che ci giunge via WhatsApp. Io vi ripeto il numero di telefono, è il 388 93 69 825. Aspettiamo i vostri messaggi, perché in questo modo l'amministrazione comunale intende accorciare le distanze con i tanti chiaramontani che vivono nelle altre regioni. Ne è giunto un altro, lo leggo in tempo reale, si tratta di Davide, il quale dice che ci scrive da Londra. Dunque da Lecco ci spostiamo appunto all'isola britannica, il quale dice: Davide, sono ormai passati più di 10 anni da quando ho accompagnato per l'ultima volta Maria Santissima di Gurfi fino al Duomo di Chiaramonte, quindi vi rendete già conto qual è l'attaccamento per questa festa. La Madonna e la mia famiglia rappresentano quello che mi lega di più alla mia terra d'origine. Dunque ringrazio fermamente l'amministrazione comunale di Chiaramonte Gurfi, scrive Davide nel messaggio WhatsApp, che ci permette, scrive ancora, da qualche anno a questa parte, a noi chiaramontani altrove residenti, quindi residenti all'estero nelle varie parti d'Italia, di partecipare alla nostra festa grazie alla diretta streaming. Un saluto dunque da parte di Davide ai familiari
e a tutti i quali scrive che conosce. E infine chiude il messaggio, molto bello questo, con un viva Maria. E dunque il culto mariano qui a Chiaramonte Gulfi rimbalza da una parte all'altra del mondo attraverso le tecniche multimediali, il web streaming realizzato dall'amministrazione comunale di Chiaramonte Gulfi con il supporto tecnologico di Radio Franco. Vedete, imponente il servizio d'ordine garantito dalle forze dell'ordine, dai volontari. Sono movimenti veloci, ma vi assicuro che coloro i quali organizzano tutto questo sono attentissimi affinché la festa si svolga in maniera ordinata e ovviamente nel solco della tradizione. Dunque, da Chiaramonte Gulfi, la festa di Maria Santissima. Ecco, vi ripropongo il messaggio di Davide perché siamo nelle condizioni di trasmettere anche il testo dei messaggi che arrivano al 388 93 69 825. Quindi inviate pure questi messaggi così riusciamo a leggerli in diretta e sarà un piacere per noi mandarli in onda. Dunque 388, lo ripeto, 93 69 825. Le immagini che adesso vi giungono sono quelle in diretta da Piazza Duomo a Chiaramonte Gulfi. Vedete, in questo momento la piazza è, diciamo, vuota, ma tra poco qui il colpo d'occhio cambierà totalmente perché tante persone ovviamente confluiranno in piazza in previsione dell'arrivo del simulacro della Madonna di Gulfi. Dunque un altro saluto ufficiale lo facciamo questa volta in video grazie alla diretta streaming realizzata dal comune di Chiaramonte Gulfi e voluta in particolar modo dal sindaco Vito Fornaro e dall'assessore allo sport e al turismo, allo spettacolo Alessandro Cascone. Una diretta che si svolge grazie al contributo di Banca Agricola Popolare e il know-how tecnologico di Radio Franco di Italo Gozzi che ne garantisce anche la regia. Vi parlavo del meteo prima, in realtà è una domenica questa un po' atipica perché le temperature si sono nettamente abbassate nelle ultime ore. Nei giorni scorsi abbiamo avuto davvero un bellissimo anticipo di primavera con temperature piuttosto elevate. Nelle ultime ore c'è stato un cambiamento, c'è parecchio vento come potete vedere anche dalle immagini, ma nonostante tutto ciò il sole ha fatto capolino tra le nuvole e quindi regalando davvero una luce spettacolare, una festa che come avete visto già grazie alle immagini dei nostri telecineoperatori si fonda appunto sul colore, si fonda soprattutto sulla vivacità e sulla gioiosità. Questa è la piazza, vedete alla mia destra l'ingresso del Duomo di Chiaramonte Gulfi e qui tra pochi minuti alle 11 in punto avverrà l'ingresso del pesante e prezioso simulacro della Madonna di Gulfi all'interno del luogo di culto, il tutto accompagnato dal suono della banda musicale e dal suono emesso alle campane che già cominciano a introdurre i chiaramontani al momento clou della festa. Una festa attesa per un anno intero che richiama in città turisti ma anche tanti chiaramontani che per ovvie ragioni si trovano a vivere durante il corso dell'anno nelle altre regioni del mondo. Io vorrei leggervi qualche altro messaggio che nel frattempo arriva al 388 93 69 825. Avremo la possibilità grazie alla regia di Italo Gozzi di mandarli anche in onda. Vedete, il ritmo è un crescendo qui in Piazza Duomo a Chiaramonte Gulfi perché davvero mancano poco meno di 17 minuti all'ingresso del simulacro della Madonna di Gulfi all'interno del Duomo e dunque si apre così la seconda fase un po' più rilassante della festa perché come avete visto e vorrei che Italo Gozzi se possibile ce le riproponesse si sta svolgendo la veloce risalita lungo i tornanti che separano Gulfi a Chiaramonte Gulfi del simulacro della Madonna di Gulfi. Tantissime persone, vedete la piazza in questo momento è non propriamente piena di persone perché fedeli, turisti, visitatori sono in questo momento in corteo precedendo la statua della Madonna e seguendola, il tutto ovviamente con il suono festoso della banda. Una festa che quest'anno si svolge nell'ambito dell'anno giubilare. Io vi faccio ascoltare il sonoro che giunge alla piazza, vedete questa bellissima immagine del fronte della chiesa. Adesso io per un attimo sospendo il mio commento
e vi mostro, vi faccio ascoltare quello che è l'audio originale che possiamo ascoltare qui in Piazza Duomo a Chiaramontegulfi, perché queste feste si fondano ovviamente sulle immagini, ovviamente sul commento, ma naturalmente la parte più importante è quella dell'atmosfera che si può registrare dal vivo. Stacchiamo dunque sulla telecamera dall'alto, che inquadra appunto il fronte della Chiesa Madre, e abbiamo così la possibilità di ascoltare il sonoro originale. Appunto il suono delle campane qui a Chiaramontegulfi. Noi adesso avremo anche il commento del professore Cutrea, che come sempre sarà prontissimo nel commento di questa diretta. Ma vorrei intanto che Italo Gozzi staccasse per un attimo sull'altra telecamera, quella che inquadra la chiesa di Santa Maria la Nova, la Chiesa Madre, così riusciamo ad avere anche questo altro punto di vista. Vi dicevo, una festa che si svolge durante l'anno giubilare, e nell'ambito di questo evento sono stati davvero tante le iniziative organizzate. Mi chiedo scusa, tante iniziative organizzate dal Duomo e ovviamente alla parrocchia, che insiste appunto attorno al santuario di Gulfi. Vedete, la piazza comincia ad animarsi, come vuole la tradizione, l'ambito delle feste siciliane dedicate appunto ai santi piuttosto che al culto mariano. E devo dire che a Chiaramontegulfi il culto mariano è piuttosto antico. Io vorrei chiamare per un attimo il professore, così riusciamo ad averlo in postazione, perché sarebbe davvero un piacere averlo. Eccolo, ci raggiunge il nostro validissimo compagno per quanto riguarda il commento. Benvenuto professore, davvero un piacere averla in diretta anche quest'anno. Dunque, una festa che avviene nell'ambito dell'anno della misericordia, l'anno giubilare voluto da Papa Francesco. Ecco, qual è l'importanza che secondo lei, anche in termini di partecipazione del pubblico, questo può dare? Vabbè, penso sia un valore aggiunto a una tradizione che è quasi millenaria, diciamo, sono 600 anni che si riceve, che si celebra questa festa. Una festa davvero antica che raccoglie, lo dicevamo prima, i tanti chiaramontani che vivono in altre regioni del mondo, ma che rappresenta anche un bel momento per quel turismo religioso. Chiaramontegulfi si presenta davvero come magnifica cittadina accogliente degli Iblei, e la festa di Chiaramontegulfi serve anche a far capire quello che è l'attaccamento di questa città alle proprie tradizioni religiose, folcloristiche, sono delle tradizioni antichissime. Sì, questo io lo notavo stamattina salendo, c'è molta gente che partecipa a questa festa che sono dei laici, ci sono degli gnostici, ma l'adesione a questa festa, che ha un connotato di fede ma anche un connotato di identità. Salivo con una persona, dico, a caso, che ha posteggiato la bacca a caffè, e diceva: io ho accompagnato mia moglie, perché io sono comisano, mia moglie ci tiene e deve venire, io non riesco a capirla. Ecco, questa festa ha una identità che si è strutturata nel tempo ed è diventata di fatti tradizione. È tradizione, se poi vuoi dopo ti dico un fatterello che riguarda volentieri la tradizione. Ecco, ad esempio, una cinquantina d'anni fa fu fatta un'altra marcia, c'è la marcia che accompagna la Madonna, è la famosa marcia numero 11. Il maestro Cutello, che era un famosissimo maestro di musica, dice: ma perché non facciamo una marcia nuova, bella, dedicata alla Madonna? E tenta di introdurre in un giorno, in un anno in cui lui era maestro, questa marcia. Ecco, il popolo si solleva e gli impedisce di farlo. Questo, un antropologo ci andrebbe a spasso, questo è il simbolo dell'identità. Le tradizioni non si cambiano. Ecco. Le tradizioni non si cambiano, e devo dire che Chiaramontegulfi è assolutamente fedele nel riproporre tutto questo. Anche il corteo che abbiamo visto prima, le immagini che ci sono giunte quasi in tempo reale, raccontano appunto di un corteo che si svolge, devo dire, a passo lesto, e
quasi con un piglio instancabile. Ma che cosa anima, ecco, le tante persone che partecipano a questo rito, che davvero di corsa, di gran lena, risalgono i tornanti della strada che separa Gulfi a Chiaramonte Gulfi? Una peculiarità di questa festa, appunto, è la più evidente, è la velocità della processione, la corsa, diciamo. In parte si giustifica, diciamo, questa festa ha due punti estremi, Chiaramonte e la Vallata. Nella Vallata c'è il santuario di Gulfi, che sapete è l'antenato della chiesa madre di Chiaramonte, perché una volta nella Vallata esisteva una città, Gulfi appunto, e il frammento di questa città, l'unione tra l'antica comunità e la nuova, è questo santuario, dal quale ogni anno viene condotta in primavera, questo è esattamente la domenica dopo Pasqua, viene condotta in paese la statua. La corsa, potremmo dare tante interpretazioni, una è che le feste campestri, diciamo, queste con l'antropologico, le antiche feste campestri avevano molto movimento, quella che gli antropologi chiamano isteria, la massa che si muove velocemente, urla, eccetera. E questo deve essere un connotato ancestrale nella festa, ma c'è una situazione pratica, bisogna colmare 4 km di percorso velocemente, e vengono colmate per più velocemente. Tra l'altro la tradizione si è imposta questa festa dei limiti, si esce alle 11 si è in piazza. La corsa concorre quindi a motivi pratici, quello di arrivare velocemente e quello anche di alleggerire ai portatori la difficoltà del trasporto del simulacro dalla Vallata, anche attraverso le corde, eccetera, c'è tutta una tecnica che tende ad alleggerire. Corsa configura un aspetto particolare a questa festa, questo fiume umano variopinto nella primavera, se vedete le immagini nella vallata piena di colore, questo fiume variopinto che si muove verso la città. Bene, grazie professore per darci queste indicazioni davvero fondamentali per capire questa festa davvero antichissima, che riconferma anche nel 2016 e dunque l'anno giubilare il forte attaccamento mariano di questa comunità. Vi parlavo prima dei messaggi WhatsApp che giungono, vi ripeto il numero, al 388 93 25 93 69 825. Ce ne sono alcuni. Se grazie alla regia di Italo Gozzi possiamo inviarli anche in video e possiamo leggerli, ma siccome questa è una diretta multimediale in web streaming posso leggerli anche da questo dispositivo. Ci scrive Valerio Bazzellato, il quale dice: questo è il primo anno senza il mio papà, emozioni su emozioni per una festa che sto seguendo insieme ai miei figli. E il messaggio si conclude come sempre con un viva Maria, che meraviglia. Ci scrivono anche da altre località, ovviamente ci scrivono anche da Lecco, come vi dicevo prima, e poi ci scrive anche Lucio, il quale dice che per il secondo anno non si trova sotto il Baiardo. Lo ricordiamo, il Baiardo fa parte della imponente struttura che sorregge la pesante e preziosa statua di Maria di Gulfi, il quale dice che non si trova dunque accanto ai suoi compaesani e amici portatori, e per lui è terribile. Così appunto Lucio, il quale dice: evviva Maria. Nel frattempo arrivano anche altri messaggi, avremo la possibilità poi di mostrarli, ecco, in tempo reale, perché ci scrive anche un'altra persona: tanti saluti a tutta la famiglia dai nipoti bresciani Lorenzo e Francesco, e dunque viva la Madonna. Vedete, mi piace molto questo piglio multimediale che viene dato attraverso questa festa, attraverso il web streaming. È davvero uno dei primi e più riusciti tentativi di trasmettere appunto alla provincia di Ragusa una diretta interamente per il web, e dunque grazie al supporto dell'amministrazione comunale a vantaggio dei tanti chiaramontani che vivono altrove. Ecco professore, in un solo istante sono cambiati i colori di questa piazza meravigliosa. Vedete, ci sono tante persone che cominciano ad assiepare
piazza Duomo. Vediamo appunto anche le immagini della statua di Maria Santissima di Gulfi. Ovviamente queste sono delle immagini registrate che ripropongono ancora una parte del percorso e una delle tante soste. Io dicevo prima che un elemento che caratterizza la risalita, per la quale serve un grande sforzo, è quella legata all'utilizzo del limone. Vogliamo ripetere a cosa serve e quale significato annesso all'utilizzo dei limoni? Si riferisce probabilmente alla sosta di San Giorgio. Durante il percorso c'è un'unica sosta, diciamo un po' oltre metà strada, in prossimità di un edicolo, in prossimità dell'ingresso del paese, accanto all'edicola di San Giorgio, difatti è nota come la sosta di San Giorgio. In questo momento di stasi viene cantato il Totabu, che è un inno sacro, ma si permette anche ai portatori di riposarsi. E i portatori si dissetano con il limone, che è un prodotto tipico del momento, che rappresenta anche la primavera. Esatto, perché lo diciamo, questa è una festa religiosa e folcloristica di primavera che segue puntualmente le grandi celebrazioni che in Sicilia si svolgono durante la Pasqua. E lo ripetiamo, è una festa gioiosa come quella della Domenica di Pasqua, che segue il dramma, il pathos che un po' in tutta la Sicilia viene vissuto per il Venerdì Santo, dove i colori, l'atmosfera sono totalmente diversi. Per esempio rispetto alla festa di Maria Santissima di Gulfi, che resta una festa di giubilo, di gioia, di grande entusiasmo e partecipazione. Sì, questo potrebbe essere il contraltare, lo vediamo anche nei colori. La Dolorata è coperta di nero, è quella dello Spasimo di Sicilia di Raffaello, e il dolore, il pianto. E in quella festa si identifica il popolo siciliano, perché l'identità? Si identifica ed è il popolo delle madri oppresse, delle madri che hanno perduto i figli. Prima guerra mondiale le madri andavano alle processioni del Venerdì Santo a piangere i figli, andavano alla processione della Madonna di Gulfi dopo a pregare per i loro figli gioiosamente che stavano. C'è un pezzo irrabbito che un po' tutti conoscono, della madre che saliva e scendeva in continuazione dal santuario ogni volta che aveva notizie del figlio che stava un po' meglio o che stava tornando, eccetera. Ecco, le due immagini, la Madonna di Gulfi che ora vedrete nell'immagine barocca, spagnoleggiante, col manto piena di azzurro, di bianco, la corona, i colori rappresenta la festa. La madre della gioia in questo momento, che fa da contrappunto, ma che è anche un'altra identità della nostra vita o della vita di tutti, della Madonna della Dolorata, per esempio a Como, sulla presenza della madre, vestita di nero, che rappresenta il dolore delle nostre donne. Dunque una grande festa di primavera, vedete ancora le immagini registrate poco prima. Tra pochi istanti invece il simulacro della Madonna di Gulfi giungerà in Piazza Duomo a Chiaramonte Gulfi e quindi vivremo insieme a voi l'aspetto più spettacolare di questa festa, e tutte le persone che si trovano in Piazza Santa Maria la Nova attendono appunto questo momento. Io vi ricordo il numero di telefono 388 93 69 825, lo ripeto 388 93 69 825, per mandare in tempo reale i vostri messaggi. Professore, parlavamo prima di questa grande piazza, io mi allontano giusto di qualche metro perché secondo me in questa web streaming è bello ascoltare anche il parere della gente. Ci proviamo un attimo, proviamo ad ascoltare il punto di vista. Buongiorno, siamo in diretta web streaming in tutto il mondo, voi da dove arrivate? Io sono Giuccia Ramontano, però arriviamo da, vivo da 50 anni a Milano Legnano. Mi piace che lei, sono Chiara Montano, l'ha detto in siciliano, sì, ha fatto... Parlo ancora Chiara Montano, per cui... Quindi vive a Milano, lei tutti gli anni riesce a raggiungere Chiaramonte? Sì, direi sì, tutti gli anni assolutamente, negli ultimi 15 per la festa della Madonna immancabilmente. Immancabilmente, dunque davvero un rito. Fantastico, davvero, davvero complimenti, grazie, auguri anche a lei. Ascoltiamo da questa parte altri punti di vista, buongiorno. Dunque una festa, quella di Chiaramonte Gulfi, che raccoglie davvero tante tante persone che arrivano dalle altre regioni del mondo, proprio perché si tratta di una festa che accorcia le distanze. Vediamo un po' da questa parte, ripeto, è una diretta web streaming, per cui ci possiamo sempre permettere di fare dei commenti in tempo reale. Buongiorno signora. Che questa è una bellissima festa, è da Chiaramonte.
Chieramontana mi sono in causa, perché da Chieramontana amo questa festa, nelle tradizioni e in tutte e per tutte, e quando posso vengo. Fantastico, lei dove vive normalmente, signora? Io vivo a Ragusa, okay. Sono 18 chilometri, non è che tanta la distanza, però questa festa è sia per i chiaramontani all'estero e in tutto, è molto seguita e sentita per le tradizioni che abbiamo. E allora, da una chiaramontana che vive il culto mariano, vogliamo fare un saluto ai tanti chiaramontani che grazie a questa diretta web streaming dell'amministrazione comunale la possono vedere da ogni parte del mondo? E allora, a tutti i chiaramontani, vicini e lontani e lontanissimi, viva Maria da Chiaramonte Gulfi! Grazie, gentilissima, mi piace appunto questo entusiasmo. Dunque, il viva Maria, quasi liberatore. Che osanna ovviamente la Madonna di Gulfi, ma parlavamo anche di altri elementi che contraddistinguono questa festa, come per esempio la famosa marcia intonata dalla banda. Siccome l'ascolteremo tra poco, professore, vogliamo fare un accenno e soprattutto cercare di capire qual è il significato di questa bellissima marcia musicale che sentiremo più avanti. Questa è diventata identitaria, rappresenta la festa e guarda caso, questa è una curiosità, è anonima. Come tutte le grandi cose popolari, partendo dall'Iliade e dall'Odissea, che in effetti sono anonimi, non sappiamo chi è l'autore, tutte le opere anonime rappresentano un parto della collettività, l'identità della collettività, come se la collettività prendesse su di sé l'identità di questo inno e facesse scomparire l'autore. In effetti di questo non conosciamo l'autore, è quello che citavo quando il maestro Putello cercò di inserire un inno ben preciso, strutturato, la banda fatta da lui, la comunità lo rifiutò perché questo lo identifica per la sua vivacità e anche perché ripetuto di anno in anno ricorda momenti belli o tristi della propria vita. E lo ascolteremo tra poco. Io vi leggo altri messaggi, ma nel frattempo, come vedete, il simulacro della Madonna, accompagnato dagli applausi e dal suono delle campane, ha fatto il suo ingresso in piazza Duomo a Chiaramonte Gulfi. Riusciamo a vederlo in questa immagine, devo dire, sontuosa, meravigliosa. In questo momento la statua è rivolta verso l'ingresso principale della Chiesa Madre di Santa Maria la Nova a Chiaramonte Gulfi, e adesso comincerà quello che è uno dei riti più attesi. Ma prima, professore, volevo leggere alcuni messaggi perché è importantissimo. Ci scrive Salvatore Interlandi da Nonantola, spero di averlo pronunciato bene. È sempre una dolce emozione accentuata dalla diretta. L'augurio è che la nostra grande Madonna protegga tutti i suoi figli ovunque si trovino. Viva Maria, appunto, e Salvatore. Leggiamo un altro messaggio che ci giunge da Reggio Emilia. Buongiorno Chiaramonti. Mi piace molto questo questa indicazione in dialetto. Un enorme ringraziamento all'amministrazione comunale che ci permette di guardare da lontano la nostra festa. Saluti da Cinzia, da Reggio Emilia. Bene, vedete appunto il colore turchese che colora questa festa. Gli altri messaggi al 388 93 69 825 li aspettiamo. E dunque adesso che cosa succederà, professore? Adesso è arrivata in piazza e la cosa simpatica è che si sono unite due masse, la massa che stava qua con la massa di quelle arrivate, ed improvviso la piazza si è riempita. Se fate una panoramica vedete che è pienissima. Adesso è l'arrivo in chiesa, festosamente la Madonna entrerà e uscirà la statua della Madonna dalla chiesa per salutare la nuova chiesa, difatti Santa Maria la Nova e Santa Maria la Vetere, la chiesa da cui viene, i chiaramontani e un po' chiaramente coloro i quali giungono da altre parti del mondo. Vi parlavamo appunto del colore turchese che ci viene ricordato anche da questi bigliettini di carta che vengono sparati attraverso un sistema che colora la piazza e che continua a colorarla. E poi devo dire, professore, l'altro elemento che contraddistingue questa festa è la sobrietà e l'eleganza. E in realtà devo dire che è un elemento fortemente distintivo questo, perché ci sono delle feste che sono forse un po' più appassionate, dove magari a volte e nel passato la situazione è sfuggita, come dire, di mano. Ecco, compostezza, eleganza, ordine di questa festa, da che cosa sono dettati? C'è una motivazione? Io credo che vengano dettate dal fatto che questa non è una festa, noi abbiamo detto popolare, essenzialmente popolare. Questa festa ha due patrocini, ed è quello del comune e della famiglia, di un'antica famiglia baronale, e quella del popolo.
questa componente di queste due parti, quindi del potere costituito, diciamo, dell'ordine e della gioia della massa, ha fatto in modo che la festa avesse questa compostezza, non solo l'eleganza formale degli addobbi, di tutto, ora vedrete le processioni statiche, lenti, eleganti, ma anche essendo stata, diciamo, privata della foga popolare che hanno altre feste, dove anche si sconfina in fatti poi incresciosi, questa componente che da lungo tempo sta permette alla festa di mantenere una certa disciplina, diciamo. E io adesso vorrei fare un regalo davvero sentito ai tanti telespettatori che ci seguono in web streaming. Noi ci fermiamo con il nostro commento davvero per pochi secondi, perché voglio farvi ascoltare l'atmosfera gioiosa di Piazza Duomo a Chiaramonte Gulfi. Quello che ascolterete tra pochi secondi è il suono originale che noi qui presenti possiamo ascoltare. Riprendo il commento e devo dire che queste folate di vento rendono ancora più spettacolare la movimentazione di questi bigliettini di carta. Professore, vogliamo ricordare... Questa, per esempio, è una componente moderna che non ha niente a che fare con la festa, viene copiata da altre feste dove c'è questo effetto, non esiste nella festa originale, esistono i giochi d'artificio, esistono per esempio che sono scomparsi i palloni di carta, eccetera. Questa è un'innovazione, non so quando sia proficua o no, un'innovazione moderna che imita altre feste, che dà il senso del colore e di tutto, sì, ma non è nella festa originale. Però devo dire che questo colore e l'uniformità del colore, la monocromia, secondo me aiuta a contribuire a dare quell'eleganza di cui parlavamo prima. E io vi ricordo il numero di telefono per inviare i vostri messaggi WhatsApp: 388 93 69 825, lo ripeto, 388 93 69 825. Siamo davvero felici di leggere i vostri messaggi per cercare di capire, e siamo sicuri, è davvero molto forte, appunto, il grado di entusiasmo che ruota attorno a questa festa. Altra uscita del simulacro dalla chiesa di Santa Maria la Nova, cercheremo poi di contare appunto quanti sono questi passaggi, però adesso con l'aiuto del professore vorrei ribadire un altro elemento fortemente distintivo. Perché la statua della Madonna deve giungere in piazza entro le ore 11? Per quale ragione c'è questa puntualità che deve essere quasi al secondo? Ma guarda, queste feste antiche si strutturano secondo dei passaggi o dei momenti statuiti da sempre. Ecco, da sempre la festa inizia alle 10 e si conclude alle 11, per quella cosa che dicevo anche dell'inserimento di una certa disciplina. Non è una festa totalmente in mano ai portatori, per dire, anche se i portatori hanno il loro momento, per esempio le entrate e le uscite li gestiscono loro da sempre, queste sono loro a decidere. Certo, è chiaro, infatti vari ingressi, varie uscite, e il suono in questo momento, loro stanno intonando la marcia di cui parlavamo prima, che viene ripetuta all'infinito, è finita, tipo un leitmotiv della festa, è finita, ricomincia, ed è una classica marcia da banda, ecco, gioiosa. Dicevamo prima che sono circa 100 i portatori che si alternano per garantire la riuscita di questa festa, ma possiamo anche dire come vengono reclutati, come si diventa portatori della festa qui a Chiaramonte Gulfi? Ma diciamo è un'adesione spontanea, chi lo è stato da sempre vuole il suo spazio. Sono finiti i tempi di una volta quando veniva statuito, nel senso, perché c'era tanta gente che voleva, e alcune sere prima a San Giuseppe venivano sorteggiati coloro, si vedeva alla partenza il baiardo, oggi in parte lo è, di
fazzoletti variopinti che indicavano il posto che ognuno si era riservato. Ma i portatori, diciamo, e questa è un'altra componente di questa festa, della tradizione di questa festa, non mancano mai. Molte feste hanno dovuto sostituire i portatori con delle macchine processionali per mancanza. Qua devo dire, all'arrivo, e ora se fa un'intervista avrà le testimonianze, all'arrivo litigano per potersi inserire sotto, non è che c'è spazio per molti. Ecco. Certo, e quindi appunto c'è questo davvero piacevolissimo passaggio. C'è un altro messaggio che vorrei salutare, vorrei leggere insieme a voi. Buongiorno da Giacomo, saluto i miei parenti chiaramontani, sto seguendo la diretta sul computer da Bergen in Norvegia insieme agli amici norvegesi. E allora a questo punto, con queste bellissime immagini della diretta voluta all'amministrazione comunale di Chiaramonte Gulfi con il know-how tecnico di Radio Franco di Italo Gozzi, volevo fare questo saluto speciale agli amici norvegesi che ci stanno seguendo e che hanno inviato un messaggio WhatsApp al 388 93 69 825. Dunque aspettiamo i vostri messaggi, così riusciamo a rimbalzare da una parte all'altra del mondo l'entusiasmo per la festa della Madonna di Gulfi. Dunque 388 ovviamente 93 69 825. Questo numero per gli amici che ci seguono dall'estero deve essere preceduto dallo 0039. Dunque, a questo punto vi leggo il numero completo di prefisso internazionale per coloro i quali ci chiamano dalle altre regioni del mondo. 0039 388 93 69 825. Dunque, 0039 388 93 69 825 per poter interagire con noi. Vedete con le immagini di Italo Gozzi che garantisce questa diretta come regia quante persone hanno raggiunto la piazza e cosa possiamo dire come commento. È prevista un'altra uscita, professore? Non lo so, penso di sì, perché nel momento in cui finisce la processione i carabinieri o le forze dell'ordine chiudono la porta, credo che ancora entreranno ed usciranno. Ma questa decisione da chi viene presa? C'è un capo squadra, un portatore che rappresenta tutti gli altri? Sì e no, diciamo sono i portatori stessi, all'interno di loro ci sono delle gerarchie che si conquistano nel tempo, ma c'è molta democrazia, diciamo, bisogna dire, tra questi c'è molta democrazia, quindi le scelte sono unanimi. Che meraviglia, in questa festa non manca nulla, e c'è il giubilo, c'è la festa e c'è naturalmente il rispetto e anche l'aspetto democratico di cui parlava il professore. Altri messaggi li leggo insieme a voi. Buongiorno, volevo salutare il maestro Paolo Scollo e tutto il corpo bandistico Vito Cutello che in questo momento appunto sta intonando la marcia della Madonna. E dunque abbiamo questo messaggio che ci viene inviato appunto da Gianmario in Gallinesi da Santa Croce Camerina. Abbiamo altri messaggi. Buongiorno, appunto questo lo abbiamo già letto. Abbiamo un buongiorno da Pierpaolo, complimenti per la diretta e per l'interessante commento del professore Cultrera. Grazie. Andiamo così a Pierpaolo che è davvero attentissimo e non poteva non notare appunto la pertinenza delle informazioni storico-culturali che appunto il professore riesce a darci ogni anno nell'ambito di questa diretta. Dunque altri messaggi, mandateli pure al 388 93 69 825, dovete aggiungere lo 0039 se il messaggio viene inviato da un'altra località altrove residente, altrove dislocata nel mondo. Io lo dico a vantaggio dei nostri spettatori, non siamo nelle condizioni di recuperare le telefonate. Questa diretta è aperta soltanto al contributo dei messaggi che arrivano via WhatsApp. Professore, cosa succederà dopo? Dunque la statua, lo ribadiamo, per qualche giorno sarà come dire, accolta all'interno della chiesa di Santa Maria la Nova. Per quanto tempo? Un giorno esattamente, ed è un novenario. In effetti questa festa risale al 1644, quando
fu stabilito un po' in tutta la Sicilia da Filippo IV, il re spagnolo, che fosse fatto un novenario per 9 anni. Passati i 9 anni, la festa continuò, diciamo, compresi il novenario. Il novenario per 9 giorni, con funzioni religiose, sarà gestito dalle antiche corporazioni, arte e mestiere del paese, che ora si sono aggiunte, diciamo, quelle con l'evoluzione nuova. Io vorrei salutare, grazie al messaggio che ci ha inviato, Emma da Vigevano, la quale dice salve Chiaramonte da Marta, e quindi un saluto a tutti, che si conclude nel messaggio WhatsApp con un viva Maria. E poi ancora abbiamo altri saluti che ci giungono da Lecco. Ci scrive nuovamente Giovanni Sansone, lo rileggiamo, il quale dice e ringrazia anzi la redazione che sta facendo rivivere questa emozionante festa vista da lontano. Dunque viva Maria è appunto la chiosa del messaggio di Giovanni Sansone, che ci scrive dalla provincia di Lecco. Inviate i vostri messaggi al 388 93 69 825 0039 388 93 69 825 per quanti volessero inviarli dall'estero. Arrivano altri messaggi, li leggiamo insieme a voi. Buongiorno a tutti, sono Massimo Filesi, io spero di non aver sbagliato la pronuncia, abito a Cecina, ma sono un chiaramontano. Mi dispiace tanto non essere presente insieme a tutti voi, ma vi sto seguendo in live streaming. Vi auguro una buona giornata e spero di esserci il prossimo anno. Spero davvero, Massimo, che tu possa partecipare a questa festa dal vivo l'anno successivo. Altro messaggio: buongiorno a tutta Chiaramonte, sono Carmelo Cutello, vi sto seguendo anch'io in streaming dalla provincia di Pavia. È molto bello leggere questi messaggi che rimbalzano, professore, da una parte all'altra dell'Italia e anche del mondo. Ma c'è una comunità in particolare più numerosa nelle altre regioni del mondo di chiaramontani? Ci può raccontare appunto quali potrebbero essere? Dovunque, per esempio a Vigevano c'era una grossa comunità chiaramontana, ma ce ne sono anche nei paesi dell'America Latina, per esempio in Argentina, in Venezuela, in Brasile, in alcune di queste nazioni ci sono intere comunità. In Argentina un villaggio è stato denominato Gulfi. In concomitanza con la festa spesso si ricorda e si commemora, a maggior ragione oggi che con i mezzi di comunicazione è più facile. Esatto, mezzi di comunicazione. Vi leggo gli altri messaggi WhatsApp che arrivano al 388 93 69 825. Vi assicuro, quella della lettura dei vostri messaggi è la parte più entusiasmante, perché vogliamo essere interattivi. Ci scrive una persona che purtroppo non si firma, il quale dice: pur essendo a Chiaramonte vi sto seguendo in streaming perché sono impossibilitato a raggiungere la festa per via della febbre che mi ha colpito. Viva Maria. Salutiamo questo spettatore in web streaming che ci scrive appunto da Chiaramonte Gulfi, e soprattutto gli auguriamo una pronta e immediata guarigione. Ci fa davvero piacere che la diretta streaming voluta dall'amministrazione comunale di Chiaramonte Gulfi, con in testa il sindaco Fornaro e l'assessore Cascone, sia davvero utile anche ai chiaramontani che per ragioni legate appunto a problematiche di salute non possono raggiungere questa bellissima piazza. Questa piazza, professore, che ormai amo anche io. Questa è l'ennesima diretta che realizzo qui a Chiaramonte Gulfi. Stai diventando chiaramontano. Perché no, è davvero un piacere, ma la cosa che mi colpisce di più e mi entusiasma è l'accoglienza, l'affetto che i chiaramontani rivolgono a coloro i quali arrivano d'altre parti, da altre città, limitrofe o anche più lontane. Ecco, il grado di accoglienza che è veramente notevole a Chiaramonte, da che cosa può essere dettato? Ci sono delle ragioni storiche, culturali, che mettono in realtà Chiaramonte abbastanza avanti da questo punto di vista? Ma questo non lo saprei, un po' tutti ci attribuiscono ospitalità e benevolenza nei confronti del turista o di chi viene. Io credo, prendiamo una cosa storica, la prendiamo alla larga, credo che deriva dalle nostre radici greche. Tu sai che i greci avevano come componente fondamentale il culto dell'ospite, l'accoglienza. E la benevolenza nei confronti di chiunque si avvicinava a loro. Credo che sia rimasto un po' del mondo greco da noi, misto a una comunità contadina, perché la nostra è una comunità contadina con saldi valori,
che anche però aperta, perché anche se su una montagna diciamo è abbastanza a comunicazione, specie con Ragusa, diciamo con i ragusani sono i cugini nostri più vicini, ecco. E questo ha creato questi scambi e questa apertura che ci riconoscono gli altri, ecco, chiaramente. No, 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 ve l'assicuro, no, 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 io la sottoscrivo ed è davvero così. Arrivano altri. Ritorniamo dunque in diretta con i vostri messaggi e lo faccio davvero con molto molto piacere. Ci scrivono da San Pietroburgo in Russia, buongiorno Chiaramonte, sono Hermes Nicosia, un bacio alla stupenda Madonna di Gulfi appunto da San Pietroburgo, grazie per questa emozione che arriva sino in Russia, così appunto da San Pietroburgo, un saluto che rivolgiamo davvero con molto molto affetto. E lo rivolgiamo appunto ai tanti chiaramontani che vivono all'estero. Poi vorrei leggervene un altro. Dopo 40 anni per la prima volta mi trovo fuori Chiaramonte Gulfi, vi scrivo da Ravenna e saluto tutti i chiaramontani e un grande viva Maria da Giovanni. Anche Giovanni ha utilizzato il sistema del WhatsApp al 388 93 69 825 per far sentire la propria vicinanza ai suoi concittadini. Poi ancora ci scrivono di far sentire la banda. Certo, lo facciamo molto volentieri, quindi io per un attimo sospendo il mio sonoro e grazie alla regia di Italo Gozzi favoriamo il suono della banda. Abbiamo ascoltato per qualche istante la banda. Unica. Ma si tratta di uno spettatore, una spettatrice da Torino che evidentemente sta rendendo partecipe la figlioletta Violetta appunto nella visione di questa festa. Davvero un piacere, salutiamo quindi Violetta. Ci scrive anche Cinzia Gianninoto, un affettuoso saluto ai chiaramontani e la mia mamma presente alla bellissima festa. Sì, io vi chiedo per favore di firmare i vostri messaggi, perché non essendo inseriti nella rubrica, per ovvie ragioni che voi potete comprendere, perché questo è un numero di telefono pubblico, non riusciamo a leggere il vostro nome e cognome nei momenti in cui non firmate il messaggio. Quindi nei momenti in cui componete un messaggio WhatsApp da inviare al 388 93 69 825, precedetelo dallo 0039, e firmatelo per favore, così sarà sicuramente più piacevole appunto leggere il vostro messaggio. C'è anche qualcuno che invia
delle immagini, sono delle immagini che raffigurano il tutto, e quindi di conseguenza, insomma, abbiamo anche queste immagini che arrivano. Io adesso vorrei salutare davvero le autorità, saluto per un momento il professore che ci raggiungerà subito dopo, anche perché poi volevo chiedergli una cosa concernente il piedistallo. Un saluto al prefetto di Ragusa, buongiorno, grazie per averci raggiunto. Un altro saluto al sindaco, io metto da questa parte. E allora, dottoressa, dunque, le istituzioni vicine ad una festa che nel solco della tradizione ripropone folklore, fede e naturalmente un grande attaccamento al culto mariano. Un saluto da parte sua. No, veramente è una festa straordinaria della popolazione. C'è un intero paese che è qui. Ci mettiamo da questa parte così. Ah, perfetto. È un intero paese che è presente ed è veramente segno di un grande attaccamento, di tradizione, di fede, di folklore. È veramente una bella festa. Perfetto, io chiederei a Italo Gozzi di staccare per un attimo sulle immagini che giungono. Grazie Italo, tempestivo, perché come dicevo ci ha raggiunto il prefetto di Ragusa, è davvero un onore averla in postazione. E dunque, dicevamo, queste istituzioni assolutamente vicine, dicevamo anche, prefetto, una festa davvero ordinata, accogliente, assolutamente serena e soprattutto nel segno della gioia da una parte ma anche dell'eleganza dall'altra. Dicevo prima, prefetto, che la comunità di Chiaramonte Gulfi è una comunità particolarmente accogliente, viene riconosciuto un po' ovunque, ma devo dire che questo sentimento dell'accoglienza, a grandi linee e per questioni decisamente diverse, viene espresso da tutta la provincia di Ragusa rispetto alla questione migratoria, dove voi svolgete davvero un ruolo di primo piano. Dunque vorrei utilizzare, ecco, il segno dell'accoglienza appunto per descrivere anche la grande azione che voi svolgete quotidianamente. No, è una provincia straordinaria per questo, perché ha dimostrato e dimostra quotidianamente di accogliere, di rispettare e di avere, diciamo, anche un sentimento di rispetto nei confronti di popolazioni, di un'umanità dolente che si muove e che arriva poi, diciamo, stremata da noi nelle nostre coste. Quindi è una, veramente un grande applauso, un grande rispetto per questa manifestazione di grande solidarietà che questa provincia, Chiaramonte compresa, ha manifestato e manifesta. Dottoressa Librizzi, arrivano davvero tanti messaggi dei tanti chiaramontani siciliani che ci scrivono dall'Italia e dall'estero. Ci sono messaggi che arrivano fondamentalmente da casa nostra, quindi dalle immediate vicinanze, ma ci sono anche messaggi che arrivano dalla Russia, per esempio, dalla Norvegia e dagli altri continenti. Vogliamo rivolgere anche da parte sua un saluto ai tanti ragusani che vivono nelle altre regioni del mondo. Come no, certamente, e in questo la televisione aiuta molto, perché fa sentire ancora una volta queste persone che sono fuori, questi chiaromantani che sono fuori per lavoro, vicini al loro paese, ma soprattutto in questo momento alla loro festa. Quindi sicuramente un saluto affettuoso e un arrivederci a presto. Grazie alla dottoressa Librizzi, il prefetto di Ragusa, resti in postazione perché adesso sentiamo anche il sindaco, ma prima di coinvolgere Vito Fornaro leggiamo qualche messaggio che è giunto. Sono davvero tanti i messaggi, sindaco. Beh, un saluto a Giovanni Calabrese, che si complimenta per tutto lo staff e per la possibilità che viene data anche ai chiaramontani oggi non presenti qui per ragioni varie legate magari a un impedimento. Ma ci sono anche altri messaggi che arrivano, per esempio da Claudio, Alessandro e Luca da Torino, che salutano la nonna con grande affetto e chiudono il messaggio con un viva Maria. Poi abbiamo anche un saluto da parte di Cinzia Gianninoto, la quale si rivolge appunto ai chiaramontani, alla mamma che è presente alla bellissima festa. Poi abbiamo un altro messaggio che ci arriva da Claudio Spagna, il quale dice: sto seguendo la festa Ramarunnuzza, e mi piace molto quando utilizzano appunto la lingua siciliana, che quest'anno ho potuto vivere fisicamente portandola per lavoro, ma comunque sempre nel cuore. Claudio Spagna, sempre viva Maria, e questo quanto ci ha scritto. Poi un altro messaggio, li leggiamo tutti proprio perché abbiamo il sindaco qui presente. E buongiorno a tutti, sono un acatese
svedese di origine chiaramontana che segue la diretta da Londra, quindi ancora un saluto che ci giunge dagli altri paesi. Anche la mia ragazza inglese si è appassionata a questa festa grazie a quest'ultimo utile servizio e viva Maria. Si tratta di Antonio Lima, davvero una bella idea quella del comune di Chiaramonte Gulfi. Abbiamo un altro messaggio. Un saluto a tutti i ciaramontani da Bentivoglio, provincia di Bologna. Maurizio e Palmira insieme a Sabrina e Maria Tea inneggiano con voi viva Maria. Io sono davvero contento, vi ringrazio per aver inviato questi messaggi al 388 93 69 825, ne leggeremo davvero ancora altri. Sono in compagnia del sindaco, abbiamo sentito prima, che piacere leggere questi messaggi, siete tanti qui ma davvero tantissimi nelle altre regioni del mondo. È proprio il caso di dire che in questo caso la tecnologia non allontana ma avvicina. È una cosa straordinaria che tutto il mondo e tutti i chiaramontani che si trovano fuori per lavoro o per altri motivi possano partecipare e possano essere presenti in questa piazza, perché di fatti la partecipazione alla diretta vuol dire anche vivere questo momento straordinario di accoglienza. Guardi cosa scrive Carla Azzara da Roma: crescendo capisco l'importanza delle tradizioni, dell'appartenenza, della comunità. Appunto, un saluto da Roma. Ma che piacere leggere messaggi di questo tipo. Questa è la grandezza di una comunità che sa trovare le sue radici, le coltiva e sa che da questo parte anche lo sviluppo di un territorio e tutto quello che ci sta attorno. Quando i ragazzi vanno fuori portano con sé, con loro, un grande bagaglio culturale, una grande tradizione che poi in questi momenti viene fuori nel migliore dei modi. Chiaramontani e siciliani presenti anche a Liverpool, ci scrive Gianni, interi e famiglia. Io leggo quello che c'è scritto nel messaggio sperando di non sbagliare il cognome, c'è scritto interi, evidentemente sarà così. Un saluto a tutti i chiaramontani da Liverpool per questa occasione speciale da Cianata Ramadonna. Davvero meraviglia leggere anche questo messaggio, appunto scritto in parte in siciliano. Ci scrive anche un altro telespettatore, il quale si chiama Salvatore. Tanti saluti dalla provincia di Varese, un abbraccio a tutti gli amici e parenti, viva Maria. Perfetto, io volevo coinvolgerla appunto anche perché, ripeto, il governo fa davvero tanto per gli italiani residenti nel mondo. Lei ovviamente rappresenta il governo e la sua azione esecutiva appunto in provincia di Ragusa, e anche le feste dunque concorrono in realtà ad accorciare le distanze e a far sentire meno doloroso il distacco. Ma sicuramente, certamente rivivere questa festa in paesi che sono particolarmente distanti da Chiaramonte contribuisce a farli sentire qui presenti e in qualche modo attenua la nostalgia del loro, dalla lontananza. Ecco. Perfetto, è proprio così. Sentite ancora il suono delle campane da Piazza Duomo a Chiaramonte Gulfi. E sindaco, poi diciamo questo, che la festa ovviamente è riconducibile anche a ciò che segue il periodo pasquale, quindi se dal punto di vista religioso, liturgico, è una festa importantissima, lo dobbiamo ribadire, è una festa che ha un significato anche dal punto di vista turistico. Chiaramonte, città accogliente che organizza tantissimi eventi nel corso dell'anno, il turismo religioso è una leva importante. È la festa di primavera, è il risveglio della città dopo l'inverno, e quindi è il modo migliore per accogliere i numerosi visitatori che, partendo da questa festa, affollano le nostre strade e proseguirà per l'estate, per tutto quello poi che sono le attività culturali e sociali che la nostra piccola grande comunità cerca di organizzare, lo fa sempre nel migliore dei modi, proprio perché siamo uniti, perché abbiamo il feedback dall'esterno che ci arriva, che ci dà tanto entusiasmo per andare avanti e per rendere questa città sempre più bella. Sì, è proprio così, una città accogliente, posta appunto nel sistema dei Monti Iblei, accogliente 365 giorni l'anno. Sì, grazie. Perfetto. Benissimo, eventualmente per un saluto dopo, sindaco, grazie, dottessa Librizzi, è stato un piacere averla in postazione, a presto, grazie al prefetto di Ragusa. Noi continuiamo ancora con la nostra diretta, vorrei poi avere insieme a me anche l'assessore Alessandro Cascone e naturalmente il direttore dell'associazione dei ragusani nel mondo, Sebastiano D'Angelo, perché
presente appunto a questo evento, come sempre. Altro messaggio WhatsApp, ci scrivono da Brescia: ciao Chiaramonte, un forte viva Maria, l'anno prossimo non mancheremo, Loredana e famiglia. Altro messaggio inviato appunto al 388 93 69 825, dunque lo ripetiamo, 0039 93 69 825 per inviare i vostri messaggi che vengono trasmessi in tempo reale. A questo punto io vorrei nuovamente staccare con la telecamera dall'alto sulla piazza proprio per mostrarvi il colpo d'occhio, e vorrei coinvolgere poi nuovamente il professore, perché è una festa, come detto, che si fonda sulla tradizione, vengono cambiate pochissime cose se non nulla, ma non può mancare anche l'innovazione e anche l'azione di restauro su alcune componenti fondamentali relative allo svolgimento di questa festa. Di recente è stato riportato a nuova vita il piedistallo che sorregge, esatto, che è realizzato in argento, e quindi è stato restituito ovviamente la sua, come dire, la sua integrità. Sì, anche la sua bellezza, l'avrete visto nelle immagini, è splendente. In effetti il piedistallo è un'interessantissima opera del Settecento di un grande argentiere messinese che si chiama Stefano Stagnitti, ma diciamo, del Settecento, erano passati 300 anni in curia eccetera, e di recente, un paio di anni fa, è stato operato un intervento di restauro e anche lo studio di questo interessante manufatto, che per la maggior parte legno l'interno, ma la parte esterna sono lamine di argento e sculture di argento che sono gli angeli, ed è stato restituito, come avete visto, a nuova bellezza. Allora bellezza, proprio così, c'è un altro messaggio, lo leggiamo insieme a voi: che la benedizione della Vergine Maria possa illuminare il cammino di noi tutti, viva Maria. Valerio da Treviso. Altro messaggio che è giunto via WhatsApp al numero 388 93 69 825, siamo nelle condizioni di leggerne altri. Mi piace questa interazione, professore, che si svolge anche attraverso i sistemi multimediali, un semplice telefono cellulare connesso a internet, il fatto che riusciamo a mandarli in onda grazie alla regia splendida di Italo Gozzi e di leggerli con il palmare, davvero rende tutto più vivo, più emozionante, perché sentiamo l'affetto che ci viene rivolto dai chiaramontani e dai siciliani, che sono stati bravissimi a coinvolgere i propri familiari, le compagne, i compagni, che ovviamente sono magari come dire, figli di altre terre. Vedete queste immagini che vi giungono dall'interno della Chiesa Madre, infatti, di Santa Maria la Nova, dove evidentemente il rito, lo spostamento del simulacro si è fermato, adesso inizia l'adorazione vera e propria, giusto per il novenario. Sarà la messa e poi in seguito la processione, il cosiddetto concurso, che è il giro delle vie principali insieme alle confraternite, alle autorità e al popolo. Benissimo, io a questo punto vorrei coinvolgere altri due. Beh, intanto il padrone di casa che ha voluto fortemente questa diretta, l'assessore Alessandro Cascone, giovane assessore, quindi avvezzo all'utilizzo delle nuove tecnologie e qui alla comunicazione che può essere svolta grazie al web streaming. Davvero tanti messaggi, ma io sono sicuro, assessore, che al di là dei messaggi WhatsApp sono arrivati anche dei messaggi SMS. Potremmo riuscire ad accedere anche a questi affinché possiamo leggere eventualmente anche questi messaggi. I messaggi WhatsApp sono giunti davvero da ogni angolo del mondo, dalla Norvegia alla Russia, dalla Gran Bretagna, tanti messaggi in Italia, ma anche da casa nostra, perché ci sono dei chiaramontani, dei ragusani che per varie ragioni non sono riusciti a raggiungere questa postazione, ma sono riusciti a seguirli grazie alla diretta in web streaming. Davvero tanti messaggi, dunque una svolta, perché da Chiaramonte Gulfi, città accogliente, aperta al nuovo, ne abbiamo parlato prima con l'assessore e anche con il prefetto, parte una nuova sfida, quella delle nuove tecnologie. Eh sì, siamo proiettati verso le nuove tecnologie. Intanto buongiorno a tutti, buona festa della Madonna. Come amministrazione siamo proiettati verso il futuro, perché è bello poter condividere
quello che è il calore di questa festa, quello che è l'importanza di questa festa per i chiaramontani e per i siciliani sparsi un po' per tutta Italia e per tutto il mondo. Noi praticamente ci mettiamo in coda a quelle che sono le nuove tecnologie. Quest'anno abbiamo nuovamente studiato questa formula tecnologica per poter raggiungere tutte le parti del mondo e in diretta. Poi abbiamo avuto un sacco di collegamenti con la nuova applicazione del comune Chiaramonte Gulfi, è un'app che si riceve tramite smartphone, praticamente siamo in contatto con veramente tutto il mondo. Ci sono arrivate una grossissima quantità di messaggi. Addirittura si è intasato pure il cellulare. È vero, ma possiamo anche leggere i messaggi, sono arrivati attraverso l'app ufficiale del comune di Chiaramonte Gulfi. E anche il fatto che il comune di Chiaramonte Gulfi abbia sviluppato un'app la dice lunga sul ricorso alle nuove tecnologie che si fa da queste parti. Davvero molto avanti all'interpretazione. Adesso in realtà la luce non mi aiuta molto, Alessandro, a leggere questi messaggi, ma sono davvero tantissimi. Io magari se riesco a allora tanti saluti dalla provincia di Varese, un abbraccio a tutti, ad amici e parenti, e poi ancora sono Lucio, il quale ci aveva già scritto appunto da via WhatsApp, poi abbiamo anche Valerio, abbiamo anche Raffaele, sono delle persone che hanno mandato poi anche il messaggio via WhatsApp. Mandate questi messaggi anche al 388 93 69 825, precedete il tutto con lo 0039 se volete inviare questo messaggio da altre regioni d'Italia e del mondo. Ecco, riusciamo a leggerlo, questo sì. Carissimi fratelli e sorelle, sono fra Giuseppe Arrigo, un monaco Rubamineddu, e vostro paesano adottivo. Chiamo da Barcellona in provincia di Messina, in questo momento sono vicino a ciascuno di voi, ho anche indossato la maglia dei portatori sopra il saio, vi porto tutti nel cuore e nella preghiera, nella speranza di vedervi tutti e presto, in particolare abbraccia i cari ammalati, con affetto, fra Giuseppe. Abbiamo un altro messaggio, lo leggiamo, si tratta appunto sì della famiglia di Lecco che ne ha inviato più di uno, quindi salutiamo ancora una volta Raffaele Sanzoni, il quale dice fateci vedere anche un concorso, guardate noi vorremmo davvero farci in quattro per mostrarvi tutto. Vi rendete conto che allestire una diretta di questo tipo è davvero, come dire, complesso? Siamo riusciti, grazie all'abilità dell'amministrazione comunale, ma anche di Italo Gozzi e del suo team di esperti messo appunto per questa occasione, a mostrarvi delle immagini in semi diretta della salita del simulacro della Madonna attraverso la strada che separa Gulfi a Chiaramonte. Dunque vi abbiamo mostrato delle immagini davvero spettacolari e suggestive, però questo suggerimento lo prendiamo per buono, magari l'anno prossimo ci possiamo anche attrezzare per mostrare quest'altra cosa che ci è stata richiesta. Ci possiamo sicuramente migliorare nel servizio, perché è stato un banco di prova, penso che sia andato tutto bene, magari qualche tratto non è stato in diretta, ma con gli spostamenti tecnici siamo riusciti in ogni caso a far vivere le emozioni, quello che viviamo noi in piazza, di farle vivere alla gente che sta un po' fuori, ma anche a Chiaramonte che non è impossibilitato di venire per malattia o per motivi vari. Quindi un ringraziamento va a tutto lo staff di Italo Gozzi, la tua professionalità, Salvo Falcone, che è da sottolineare, e chi è intervenuto in questo momento, tipo il professore Cutrera, il sindaco, il prefetto, la Banca Agricola che ci ha dato anche la possibilità di poter con uno sponsor la possibilità di poterci aiutare per questo evento in diretta. Ma ringraziamo anche Piazza Duomo, che è il nostro social network pubblico, ormai diventato di dominio pubblico della piazza di Chiaramonte Gulfi, quindi e i loro amministratori, il tutto per far sì che condividiamo tutti i chiaramontani e tutti quelli che lo vogliono questa meravigliosa festa sentita, abbastanza sentita. Bene, abbiamo una signora che vuole rivolgere un saluto, gli arriva da Torino. Sì, un viva Maria per tutto Chiaramonte e per anche quelli che stanno fuori Chiaramonte. Io sono chiaramontana ma abito a Torino. Un viva Maria per i miei figli, Cinzia, Pierpaolo, Susanna, Marco, i miei nipoti,
Luca, Claudio e Alessandro. Un viva Maria con tutto il cuore. Grazie, 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 grazie. Invece a lei, signora, grazie, gentilissima. Questo saluto rimbalza da Chiaramonte Gulf. Sì, da Chiaramonte Gulf. Grazie. Grazie ancora, grazie alla signora, appunto chiaramontana, ma residente a Torino. Inviate i vostri messaggi al 388 93 69 825 oppure 00 39 388 93 69 825. Siamo pronti a leggerli. Sebastiano D'Angelo, direttore dell'Associazione Ragusani del Mondo, presente ovviamente a Chiaramonte Gulfi, diretta in web streaming, esperimento riuscito, tanti messaggi che sono rimbalzati da casa nostra per coloro i quali non sono riusciti a raggiungere Chiaramonte per impedimenti di natura fisica, alle altre regioni d'Italia ma soprattutto del mondo, dalla Russia agli Stati Uniti alla Norvegia, davvero tanti messaggi, web streaming, nuova frontiera della comunicazione, Chiaramonte Gulfi, la Sallunga da questo punto di vista e l'esperimento di oggi sembra assolutamente riuscito. Direi assolutamente di sì. E noi, io come chiaramontano in particolare, siamo stati ben lieti di mettere a disposizione la nostra platea di amici che seguono sia il gruppo che la pagina del Premio Ragusani nel Mondo, consentendo di far arrivare il messaggio dello streaming, che come ben dicevi è una tecnica assolutamente innovativa e probabilmente oggi si tratta del primo evento mandato in diretta streaming in movimento, perché è facile mandare eventi che si svolgono su un palco, su una scena fissa, meno facile sicuramente mandarli su una scena in movimento, e tutto questo a Chiaramonte Gulfi in salita per 4 km. A Chiaramonte Gulfi in salita per 4 km. Tutto questo anche ci consente di guardare con un occhio, direi benevolo, le inevitabili manchevolezze che si sono riscontrate e che sono invece un ottimo viatico per poter migliorare in futuro quello che è un evento particolarissimo. Io dico che è un evento tra gli eventi della zona Iblea che si aggiunge agli eventi della Domenica di Pasqua in molti dei comuni della zona Iblea e che rilancia da Chiaramonte, dalla zona Iblea, un'immagine bella, positiva in tutto il mondo. Viva lo streaming, aggiungo viva Maria perché sono chiaramontano, e viva la festa della Madonna di Gulfi. Sebastiano D'Angelo, Alessandro Cascone, un altro aspetto che abbiamo notato grazie ai messaggi che sono arrivati è che molti chiaramontani, molti ragusani, siciliani di origine ovviamente siciliana, ragusana, chiaramontana, hanno coinvolto davanti alla diretta streaming i compagni, le compagne che sono figli di altre terre, i quali ci hanno scritto e si sono appassionati alla vostra festa e alla bellezza di Chiaramonte Gulfi. Più che possiamo dire che i ragusani, i chiaramontani, i siciliani sono anche i migliori ambasciatori dal punto di vista turistico, ed è questa una nuova frontiera che può essere seguita con attenzione. Assolutamente sì, è un modo per accorciare le distanze e per invitare un po' tutti gli amici, anche non iblei, siciliani, dell'Italia, da ogni parte del mondo, che hanno avuto l'occasione di vederci oggi, di fare un salto qui in Sicilia, dove c'è una terra estremamente bella, ospitale, una terra in grado di dare i veri valori della sicilianità, di trasmetterli a tutte le comunità del mondo. È un piccolo esempio che oggi parte da questa bella piazza di Chiaramonte, al suono, al tintinnio, dallo scampanio delle nostre campane, c'è un'area di festa. Noi ci auguriamo che sia un'area di festa che si perpetui da qui alle prossime settimane, ai prossimi mesi, ai prossimi anni, in un momento in cui il mondo purtroppo è pervaso da tante negatività. Altri messaggi, leggiamo insieme a voi, sono giunti al 388 93 69 825, 00 39 93 69 825, ci scrive Andrea Giulia da Treviso, grazie per quello che fate, da figlia di un chiaramontano, il mio cuore è lì con voi, viva Maria. E poi abbiamo un messaggio da parte di un amico della diretta della festa di Maria Santissima di Gulfi, si tratta di Sebastiano Gravina, che salutiamo con particolare affetto, è presente tutti gli anni e non poteva mancare anche quest'anno attraverso le nuove tecnologie. Scrive Sebastiano Gravina: buongiorno Ceramunti e Ceramuntane, io lo dico sempre, mi piace molto quando utilizzate il dialetto per
commentare questa diretta. Poi prosegue ancora Sebastiano. Sono chiaramontano, a Milano dal 1968, sono più di 20 anni che non vedo la festa della Madonna, la sto seguendo in live streaming e vi posso assicurare che è sempre una grandissima emozione, anche non essendo presente. E dunque un saluto e un abbraccio a Chiaramonti e ai chiaramontani, e chiamamola tutti Vanaiuta, viva Maria, così appunto Sebastiano Gravina, che è sempre presente. Mandate i vostri messaggi, davvero gli ultimi possiamo leggere in ordine di tempo, al 388 93 69 825. Altro saluto della componente dell'amministrazione comunale di Chiaramonte Gulfi, abbiamo già sentito il sindaco, abbiamo sentito anche il prefetto, è stato davvero un onore averla in postazione, un saluto da parte sua. Sì, anche un saluto calorosissimo da parte mia a tutti i chiaramontani che ci stanno seguendo. È veramente una grandissima emozione essere qui oggi e sapere anche che tantissimi di voi ci stanno seguendo attraverso questa trasmissione. E da questa piazza possa arrivare a voi appunto il nostro calorosissimo saluto, ma anche un messaggio di pace che è necessario appunto arrivi anche da questa piazza a tutto il mondo per questo momento storico che stiamo vivendo. Leggiamo un messaggio, sì, ci giunge ancora da Gianni Interi da Liverpool: l'anno scorso ero presente con mia moglie e i figli, siamo contenti di rivivere attraverso questa splendida opportunità quest'anno, vabbè ovviamente la festa, dato che non siamo riusciti. Un abbraccio a tutti. Altro messaggio, un saluto un saluto a mia cognata Laura Turcis. Dunque, fa molto piacere, perché del resto, insomma, sono dei messaggi davvero carichi di affetto i vostri, e dunque li leggiamo in tempo reale, perché internet ovviamente è l'animo e libertà di espressione, e dunque davvero ci fa molto piacere ospitare tutti. Vedete appunto la schermata che ci viene riproposta da Italo Gozzi, rivediamola di nuovo per favore Italo, dice appunto, sì, è un messaggio che abbiamo già letto, quello è infatti di Giuseppina Gatto, hai fatto molto bene appunto a riproporlo, perché è molto bello riproporli anche in video. Alessandro, dunque, altri messaggi che sono giunti, ecco, infatti al 388 93 69 825 per una diretta che credo volga al termine, credo, poi le persone avranno la possibilità di rivederla on demand nei siti internet ufficiali. Parliamo dell'app Chiaramonte Gulfi, scaricabile, lo ricordiamo, sia per dispositivi Android che iOS, dal Google Play Store e quindi dall'Apple Store. Quali sono i contenuti di quest'app che avete fortemente voluto come amministrazione? Contenuti sono molteplici, perché varia da tutti i punti di contatto con il comune, l'amministrazione, abbiamo tutti i numeri utili del comune, in più abbiamo la possibilità di avere tutta la lista delle attività ricettive del nostro comune, quindi è molto utile per gli hotel, i ristoranti e quant'altro. Naturalmente ci sono i numeri di emergenza, i numeri della protezione civile, e ogni volta che ci sono degli eventi comunichiamo e riceviamo delle comunicazioni dai cittadini tramite l'applicazione. Un gesto molto semplice, e ormai un telefono, un tablet ce l'abbiamo tutti in mano, e quindi è molto facile accedere e intercedere con noi. Praticamente tutti i messaggi che questa mattina stiamo ricevendo li caricheremo sull'applicazione, quindi si possono rileggere, e i cittadini che vogliono leggere e rileggere i messaggi degli amici nostri che sono sparsi per tutto il mondo possono rileggerli tramite l'applicazione, che è sempre comune di Chiaramonte Gulfi. Sebastiano Danno. E un saluto a tutti gli amici che hanno accettato il nostro invito a sintonizzarsi qui a Chiaramonte. È un invito, anche per noi era un esperimento, perché vogliamo che la grande platea dei ragusani del mondo si sintonizzi il 5 e 6 agosto per le due serate del premio. Quindi lo ricordiamo sin d'ora, il premio che raggiunge la sua 22esima edizione, ormai si avvale anche dei moderni mezzi della tecnica e quindi anche della diretta in live streaming sul sito dei ragusani del mondo. Appuntamento, lo ricordo ancora, 5 e 6 agosto 2016 per la 22esima edizione del premio Ragusani del Mondo. Tante altre sorprese, tante altre belle. Qualche rivelazione, Sebastiano? Ancora è troppo presto, la riveleremo un po' più avanti. Ricordiamo, ci sarà la prima serata, quella che anticipa è la consegna dei premi ufficiali e premio Ragusani del Mondo, perché ormai è tradizione, vuole che si aggiunga questo secondo momento. Sì, che sia una serata, sarà una serata tematica,
sulla moda e sulla musica, che precede poi la serata canonica, quella destinata al racconto di storie umane in capo a Di Blei in Italia e nel mondo, che si sono affermate. Ci saranno anche momenti di spettacolo, ancora è troppo presto per rivelare i nomi dei premiati, lo faremo più avanti, ma invitiamo tutti quanti a seguirci anche dalle pagine, dai gruppi Facebook che sono stati creati proprio per l'occasione. Bene, grazie a Sebastiano D'Angelo, direttore dell'Associazione Ragusani nel Mondo. Quindi l'appuntamento è stato dato per l'edizione 2016 del premio. Cominciamo con i ringraziamenti. Vi dicevamo prima che vi abbiamo mostrato delle immagini in semidiretta bellissime che ci sono giunte prima dal santuario e poi lungo la strada che collega il santuario di Gulfi a Chiaramonte Gulfi. Immagini splendide realizzati dal team messo su insieme dall'amministrazione comunale, ma anche da Radio Franco di Italo Gozzi. E quindi vorrei salutare in particolare due telecineoperatori molto bravi che telecamera in spalla hanno mostrato delle immagini davvero belle, suggestive. Si tratta di dei fratelli Giuseppe e Vincenzo Cupperi e poi ancora di Gianfranco, di Gabriele Fornaro. Quindi grazie. Un ringraziamento poi va a tutta l'equipe di Radio Franco di Italo Gozzi che ha permesso questa diretta in web streaming. Italo Gozzi ha garantito anche la regia, dunque se le immagini di questa festa stupenda sono arrivate in casa vostra grazie ad un mix perfetto, il merito è di Italo Gozzi, che volevo salutare e ringraziare. E poi Alessandro, ci sono altri ringraziamenti che vogliamo fare prima di chiudere? Ma l'amministrazione tutta, perché ci ha collaborato e come una grande squadra riusciamo ad ottenere anche questi piccoli momenti di notorietà per Chiaramonte. E naturalmente ringraziamo la Banca Agricola che ci supporta e ringraziamo tutti quelli che hanno permesso questa diretta streaming. E dulcis in punto possiamo dire viva Maria. Bene, salutiamo anche il professore Cutrera che è qui con noi, vorrei chiamarlo un attimo così salutiamo e lo ringraziamo perché le sue dritte sono state davvero fondamentali per comprendere l'edizione di questa festa. Professore, arriviamo speditamente, siamo in conclusione, grazie sempre per il contributo importante che è stato davvero, ma era ovvio che fosse così, riconosciuto dai cari telespettatori che hanno scritto. Appuntamento al prossimo anno e chiudiamo magari con qualcosa legato a ciò che segue nei prossimi giorni a vista storico e culturale. Sì, nei prossimi giorni per il novenario ci saranno una serie di manifestazioni di cui avranno parlato probabilmente. Ogni sera è festa qua a Chiaramonte. Ecco, chi vuole venire in questo piccolo paese, che abbiamo detto che è anche accogliente, per i prossimi 9 giorni ci sarà festa, ma ci sarà anche per il corso dell'anno. Benissimo, grazie professore, gentilissimo come sempre, un onore averti avuto in postazione, grazie mille. Noi chiudiamo questa diretta, un saluto per chiudere da parte dell'assessore Cascone e poi vi auguriamo una buona domenica, un buon pranzo e soprattutto un arrivederci a Chiaramonte Gulfi. Un arrivederci naturalmente al prossimo anno, perché speriamo di poter ripetere questa esperienza e di poter raggiungere tutta la gente che sta fuori all'estero. Bene, grazie. Grazie dunque all'assessore Alessandro Cascone che insieme al sindaco Vito Fornaro, insieme a tutti i componenti dell'amministrazione comunale si sono spesi per garantire questa diretta che dal punto di vista tecnico è stata realizzata da Radio Franco di Italo Gozzi, 3 piattaforme per renderla fruibile, l'app del comune di Chiaramonte Gulfi. Vi invito a scaricarla sia per dispositivi Android che iOS dalle rispettive piattaforme, il sito internet del comune di Chiaramonte Gulfi e ancora la piattaforma radiofranco.it live.it/livehtm per fruire tutti gli eventi live curati dallo staff di Italo Gozzi. Un arrivederci a Chiaramonte Gulfi, un grazie soprattutto a voi per averci seguito in questa domenica di festa a Chiaramonte Gulfi e la festa è entrata anche nelle vostre case. Grazie per i tanti messaggi che avete postato, avete contribuito ad accorciare le distanze con Chiaramonte Gulfi e a rendere ancora più calorosa la partecipazione alla festa di Maria Santissima di Gulfi che vi abbiamo raccontato in diretta. Arrivederci a tutti, buona domenica e soprattutto arrivederci a Chiaramonte Gulfi in provincia di Ragusa, in Sicilia. A presto!